What's up guys? Troppo figa la presentazione in inglese. Come va? Tutto bene? Oggi non sto nella pelle perché faremo un tutorial davvero incredibile. Oggi devo insegnarvi ad utilizzare Photoshop in meno di 10 minuti. Anzi no, voglio esagerare, in meno di 5 minuti. Il tempo che vi serve per aspettare l'autobus o la metropolitana, imparerete ad utilizzare questo spettacolare programma. Non perdiamo tempo, andiamo a vedere come si fa. Allora, innanzitutto vediamo come è fatta l'interfaccia del programma. Questa, la pagina, la finestra che vi si apre viene detta interfaccia. Partiamo dall'alto, in questa striscia più chiara troviamo la barra dei menu. Questa è la barra dei menu, vedete? Perché vi sono tutta una serie di menu a scorrimento, ok? Subito sotto troviamo la barra delle opzioni, che è direttamente collegata a quest'altro pezzo qui della finestra, tutto a sinistra, che è il pannello degli strumenti. Questo lo stacco per farvelo vedere meglio. Vedete, ad ogni strumento corrisponde una barra delle opzioni differente. Su ogni strumento, se lasciate immobile il mouse, vi si aprirà una finestra che vi dice di che strumento si tratta, oltre a far vedere una sorta di mini tutorial. La finestra qui degli strumenti la potete riattaccare. Ok, queste tabelline che vedete qui su sono le schede, vengono dette schede, che rappresentano sostanzialmente il collegamento a quello che è la vostra finestra qui dell'immagine che state utilizzando. Qui sopra c'è la scheda della vostra immagine e dentro c'è la finestra della vostra immagine, ok? Adesso andiamo a destra. In basso a destra c'è l'elemento più importante, la palette dei livelli, che è una finestra, sostanzialmente viene detta palette, è la finestra dei livelli. Perché la più importante? Perché Photoshop appunto si basa fondamentalmente su questo concetto di livelli, ok? E all'interno della paletta dei livelli trovate anche quella dei canali e dei tracciati. Subito sopra trovate le regolazioni e le librerie e poi qui, diciamo, nella parte opposta della barra degli strumenti trovate la barra di altre opzioni e di altre finestre, come appunto le opzioni del testo, le opzioni, non so, del paragrafo, del carattere, dei pennelli, eccetera eccetera. Qui su ancora altre palette relative ai colori, all'istogramma e tutta una serie di altri elementi. Tutte le finestre e tutte le varie palette le trovate qui nel menu finestra, ok? Potete aprirle e chiudere da qui, se non le trovate così come le sto facendo vedere io. Inoltre Photoshop non nasce direttamente per lavorare con la fotografia, nasce, diciamo, in ambito grafico e quindi anche oggi conserva quelle sue caratteristiche principali. Come potete vedere qui in alto potete scegliere diverse aree di lavoro che sono appunto 3D, movimento, perché oggi vi consente anche di creare immagini in movimento, quindi video, e poi c'è pittura, fotografia, grafica e web, oppure avete la possibilità di creare un'area di lavoro personalizzata o richiamare una di queste che vi viene offerto o cancellarla. L'area di lavoro li trovate anche loro qui in finestra, ok? Questo per quanto riguarda l'interfaccia. Adesso vediamo subito quelli che sono gli elementi fondamentali di Photoshop, e cioè i livelli. Che cosa sono i livelli? I livelli li dovete intendere come i vecchi traslucidi, non so se qualcuno di voi li ricorderà, quando andavo a scuola io si usavano, erano dei fogli lucidi appunto posti su un proiettore che messi uno sull'altro sommavano appunto le loro grafiche sostanzialmente. Photoshop usa i livelli nella stessa maniera. Immaginate come se ogni livello sia lucido o comunque sia, diciamo, saturo al suo interno e copre l'immagine sottostante. Quindi ogni livello posto sopra l'altro copre quello sottostante, ok? Andiamo a vedere di che cosa stiamo parlando. Se prendiamo ad esempio questa immagine e prendiamo due livelli come questo robot, olè, e quest'altro Darth Vader, qui ho Dark Trooper, ok? Allora, come potete vedere, ho importato i due livelli, perché ogni immagine importata viene sempre impostata come un livello. Vedete qui? Prima ne avevamo uno solo, questo verde e blu, adesso ne abbiamo tre. Innanzitutto i livelli si possono rinominare cliccando doppio clic sul nome, quindi, non so, Zaku 2, e qui Star Wars, ok? Li abbiamo rinominati. Primo. Secondo, li possiamo linkare. Che cosa vuol dire? Li possiamo concatenare tra di essi. Quindi prendiamo, selezioniamo i due livelli. Per selezionarli basta fare clic sul livello,
clic sull'altro livello tenendo premuto il tasto Shift e andiamo qui a premere appunto il tasto dedicato, che è questo della catena. Come potete vedere, se lasciate il mouse vi dice collega i livelli, ok? Premuto il tasto compare questa catenella che vi dice che i due livelli sono collegati. Cosa vuol dire? Vedete? Vuol dire che adesso si muovono come se fossero un unico livello. Questo è molto comodo perché se noi abbiamo impostato già la posizione di questi due livelli e non vogliamo cambiarla, li colleghiamo e possiamo lavorare sul terzo livello, questo dello sfondo, senza andare a cambiare la posizione e il rapporto tra i due livelli sovrastanti. Allora, per togliere il collegamento basta riselezionarli appunto e ripremere lo stesso tasto. Qui in basso trovate altre caratteristiche, sono quelle ad esempio della cartella. Possiamo creare una cartella dove mettere all'interno i livelli, ok? Vedete? Abbiamo messo un livello dentro la cartella, funziona come se fosse un livello, vedete? Quindi se mettiamo un livello sopra l'altro, questo continua a lavorare come se fosse un livello, ok? Tiriamola fuori e cancelliamo il gruppo ed infine avete un ultimo tasto che è quello della creazione del nuovo livello. Allora, per quanto riguarda i livelli, come dicevo prima, funziona in questo modo. Sovrapponendo un livello all'altro, come potete vedere, si copre quello sottostante. Quindi la figura Star Wars, come potete vedere, copre quella del robot rosso. Ok? Se io vado a invertire l'ordine qui, metto sopra il rosso, vedete? Appunto qui succede che il rosso copre il nero. Questi sono i livelli sostanzialmente. In teoria è molto semplice, bisogna fare un po' di pratica poi per capire bene di che cosa stiamo parlando. Se ad esempio noi volessimo coprire in parte l'uomo nero, lo posizioniamo dietro il livello e quindi questo, come potete vedere, viene fuori dal livello blu che ho appena creato, ok? Portando lo Star Trooper davanti, il livello viene davanti. Lo stesso possiamo fare con lo Zagolo, lo stesso possiamo fare con entrambi. Questo sostanzialmente è il funzionamento dei livelli. Al di là dei livelli, in Photoshop abbiamo altri elementi che vengono chiamati sempre livelli e sono soprattutto i livelli di riempimento e di regolazione. Li trovate sempre qui in basso, vedete? Si rifanno in parte appunto a delle regolazioni come può essere appunto luminosità, valori tonali, curve, esposizione ed in parte al riempimento dell'immagine come possono essere appunto tinta unita, sfumatura, la mappa sfumatura ed altri elementi. Che cosa fanno? Fanno lo stesso lavoro dei livelli, solo che danno delle regolazioni o dei riempimenti appunto. Se prendiamo appunto il livello luminosità, vedete, aumenta o diminuisce la luminosità sui livelli sottostanti. Attenzione, se noi prendiamo il livello luminosità e lo portiamo sotto alla truppa, allo Star Trooper qui di Star Wars, e andiamo ancora ad aumentare e diminuire la luminosità, come potete vedere non intacca il livello dello Star Trooper. Perché? Perché l'abbiamo messo sopra. Ok? Quindi anche i livelli di regolazione e di riempimento funzionano allo stesso modo dei livelli normali, quindi dei livelli dell'immagine. Se riportiamo il livello luminosità al di sopra di tutti i livelli, andrà a lavorare su tutti i livelli a lui sottostante. Bene, il livello di riempimento funziona alla stessa maniera. Prendiamo un livello tinta unita, prendiamo un colore rosso, lo mettiamo al di sopra della pila di tutti i livelli. Come potete vedere, li copre tutti. Se lo spostiamo al di sotto, vedete? Lo spostiamo ancora al di sotto, lo spostiamo ancora al di sotto. Quindi funzionano proprio come se fossero dei livelli. Adesso parliamo dei filtri. Ovviamente sto andando molto veloce perché potreste perdere l'autobus o la metropolitana. Quindi dobbiamo imparare ad utilizzare Photoshop prima che arrivi l'autobus. Andiamo a vedere i filtri. I filtri sono ancora una volta degli elementi che modificano, sono proprio un vero e proprio filtro che modifica l'immagine. Ve ne sono di diversi tipi, li trovate nella barra dei menu, vedete? Avete la galleria dei filtri, poi avete filtri 3D di distorsione, di disturbo, sfocatura, nitidezza, eccetera, eccetera, eccetera. Sul mio canale trovate diversi tutorial poi dedicati all'utilizzo dei filtri, all'utilizzo di diverse tecniche che utilizzano i filtri. Qui per intenderci vi faccio vedere ad esempio il filtro sfocatura. Applichiamo una sfocatura, controllo sfocatura, all'omino del Star Trooper, vedete? Possiamo aumentare o diminuire la sfocatura. Ovviamente si applica solo al livello selezionato. Avevamo selezionato il livello dello Star Trooper e si applica a questo livello. Facciamo Command Z per tornare indietro. Questo per quanto riguarda i filtri.
Adesso vi faccio vedere un altro elemento davvero davvero importante di Photoshop, e cioè le selezioni, mediante le quali poi realizziamo anche gli scontorni. Le selezioni come funzionano? Se andate qui, il secondo strumento che trovate è appunto strumento selezione, che può essere rettangolare, se tenuto premuto sul puntino in basso a destra, vedete? Trovate il rettangolo, l'ellisse, eccetera, eccetera. E diciamo che noi vogliamo colorare una parte di queste immagini. Che cosa facciamo? L'andiamo appunto a selezionare. Tenendo premuto il tasto del mouse, creiamo questa selezione. Vedete, appare questo rettangolo lampeggiante. Che cosa vuol dire? Che noi stiamo lavorando solo su questa parte dell'immagine. Quindi, se prendiamo il pennello, ad esempio, con un colore rosso, andiamo a selezionare il livello su cui vogliamo lavorare, che è questo, vediamo che il pennello appunto colora di rosso, ma se andiamo nella parte non selezionata, vedete, non succede nulla. Guardate, vedete? Questo che cosa sta a significare? Che selezionando una parte dell'immagine noi andiamo a lavorare esclusivamente su quella parte. Attenzione, se volessimo lavorare sulla parte opposta, non dobbiamo andare a riprendere lo strumento e fare di nuovo la selezione, ci basta andare nel menu selezione e fare inversa. Cambiamo colore, prendiamo un giallo, vedete? Abbiamo selezionato la parte inversa dell'immagine. Questo per quanto riguarda le selezioni. Poi anche qui le selezioni sono molto più complesse, perché se vedete qui sotto lo strumento rettangolare ci sono altri tipi di selezioni, lo strumento laser, lo strumento selezione rapida, eccetera, eccetera. Trovate sempre dei tutorial anche dedicati appunto a questi altri strumenti e a tutti i vari tipi di e le varie tecniche di selezione e di scontorno. Molto bene, questo per quanto riguarda gli elementi fondamentali di Photoshop. Adesso ne è rimasto uno, che sono le maschere. Le maschere sono di fondamentale importanza, almeno alla pari dei livelli, perché le maschere ci permettono appunto, già dalla parola si capisce, di mascherare o meno una parte dell'immagine. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo scegliere di svelare una parte dell'immagine o di coprirla tramite una maschera. Vediamo come funziona. Le maschere si attivano qui in basso, vedete, selezioniamo un livello, selezioniamo il livello blu ed andiamo ad attivare la maschera qui in basso. Se lasciate sempre il mouse si viene fuori la voce aggiungere una maschera di livello. Ok. La maschera in partenza è bianca. Cosa vuol dire? Il bianco è il colore che svela, mentre il nero è il colore che copre. Quindi nel momento in cui voi lavorate su una maschera con il bianco o la dipingete di bianco, la colorate di bianco, essa svelerà il contenuto di quel livello. Mentre se lavorate con il nero o lo colorate di nero, lo nasconde, lo camuffa, ok? Quindi qui abbiamo una maschera bianca. Se la facciamo nera, vedete, comandi per fare l'inversione, diventa nera, non è più visibile. Rifacciamola visibile. Spegniamo per un attimo questi due livelli, quindi noi stiamo lavorando su questa immagine qui. Se andiamo a prendere il pennello, ok, e lo coloriamo di nero, qui avete i colori, la scelta dei colori, quindi il colore di primo piano è il nero adesso, e il colore di secondo piano è il bianco. Se andate a premere queste due frecce, invertite, quindi il foreground diventa il bianco e il background diventa il nero. Andiamo a selezionare la maschera di livello, perché attenzione, non dovete selezionare l'oggetto, ok, il livello, ma la maschera di livello. Andiamo a tirare una linea con il nero e vedete, viene cancellata quella parte e anche qui vi viene disegnata la linea nera qui sul livello, ok? Viene nascosta quella parte dell'immagine. Guardate? Vedete? Quindi questo è il lavoro che fa la maschera. Noi colorando con il nero nascondiamo una parte dell'immagine, diciamo che vogliamo nascondere metà appunto del nostro rettangolo. Se invece fate la stessa operazione con il colore bianco, fate riapparire quella parte. Andiamo a cambiare il colore qui, ancora premiamo la freccia e riandiamo a colorare di bianco. Vedete? E riappare. Ok. Riappare il nostro rettangolo così com'era. Allora, per intenderci, vi faccio vedere sullo Zago come funzionano le maschere. Qui, come potete vedere, l'immagine principale non era certo questa qui scontornata. Questi quadratini grigi sullo sfondo vi dicono che l'immagine è trasparente. Ok, ma l'immagine non era questa. Vi faccio vedere com'era l'immagine, disattivando per un momento appunto la nostra maschera. L'immagine era questa. Come potete vedere, noi abbiamo utilizzato una maschera, che è qui, la potete vedere qui, ok, adesso la riattivo, per scontornare questo elemento e quindi abbiamo camuffato tutta la parte di immagine che non ci serve per lasciare apparire solo appunto l'immagine
che dobbiamo utilizzare. Questa è una cosa fondamentale in Photoshop che utilizzerete davvero tantissimo. Inoltre, tenendo premuto Alt Option, fate clic sul livello per far apparire nella finestra principale appunto la visualizzazione della maschera di livello. Ritenete premuto Alt Option sulla maschera di livello, ricliccate e scomparirà. Spero di essere stato dentro i 5 minuti, spero che non abbiate perso l'autobus o la metropolitana. Vi ho fatto vedere e vi ho spiegato in pochi minuti quelle che sono le caratteristiche principali di Photoshop, che è un programma davvero molto esteso, illimitato. Adesso però sapete almeno di che cosa stiamo parlando, quindi esercitandovi e lavorando su questi aspetti che vi ho fatto vedere potrete sicuramente migliorare le vostre capacità. Inoltre nel mio canale trovate tutta una serie di altri tutorial sempre collegati a diversi strumenti e a diverse tecniche che utilizzano sempre questi elementi che vi ho fatto vedere oggi. Quindi per tutti coloro che sono alle prime armi e accendono per la prima volta Photoshop possono iniziare a seguire i miei tutorial sapendo almeno di che cosa stiamo parlando. Quindi quando vi dirò aggiungete una maschera di livello o aggiungete un livello di regolazione, almeno adesso sapete dove andate a cercare, che cosa sono e come devono essere utilizzati. Molto bene, la chiudiamo qui, vi invito ad iscrivervi al mio canale, invitate i vostri amici ad iscriversi, facciamo crescere questo canale e scrivetemi nei commenti o sui social o sulla mia mail se avete bisogno di altri tutorial, se volete parlare di alcune cose in particolare, tutti quelli che sono i vostri dubbi, se volete degli approfondimenti, eccetera, eccetera. Inoltre aggiungo che ultimamente sto facendo pochi video su Photoshop perché adesso che possiamo uscire tutti quanti, ovviamente sto approfittandone anche io che sono per lo più un fotografo e quindi esco, ne approfitto per scattare e quindi faccio un po' più di video legati alla fotografia e un po' meno legati a Photoshop. Diciamo che me lo risparmio per un possibile secondo lockdown, anche se facciamo corna, potrebbe capitare. Vi saluto, ci vediamo al prossimo tutorial.